Ciao a tutti, sono Diana Bacosi, faccio parte della Nazionale Italiana Tiro a Volo e sono un'atleta militare. La mia disciplina è lo skeet. Ci sono alle due estremità di un semicerchio composto da 8 pedane, 2 torrette. All'interno di queste due torrette appunto troviamo 8 pedane su cui sono distribuiti 25 piattelli con diverse angolazioni e l'atleta si sposta di piazzola in piazzola per completare il giro. Una delle tante regole dello skeet è che non si parte come al trap impostati, ma si parte sbracciati. L'uscita del piattello al momento della chiamata è da 0 a 3 secondi, quindi appena vediamo il piattello uscire partiamo con l'imbracciata e con la rotazione. Sulla pedana mi dicono tutti che sembro un pezzo di ghiaccio, non traspare nessuna emozione, se sbaglio il piattello non mi arrabbio mai. Dentro di me provo un vortice di emozioni. Non sempre è facile gestirle. Cerco di entrare tutte le volte in allenamento, in gara, in una bolla dove ci sono solamente io e il piattello. Il resto non c'è casa, non c'è allenatore, non ci sono amicizie, non ci deve essere niente se non io e il piattello. Non lo ritengo affatto uno sport pericoloso. Anzi, c'è molta disciplina dietro, c'è molto autocontrollo, è una lotta contro noi stessi a superare i nostri limiti. Il babbo, la prima volta che mi ha dato il fucile in mano, mi ha detto: ricordati che hai un'arma e questa è tua ed è una tua responsabilità. Io divido i miei allenamenti in due fasi. Nella fase invernale, che diciamo va da ottobre fino a gennaio, mi preparo mentalmente e fisicamente facendo degli esercizi di concentrazione e degli esercizi per allenare i riflessi. Mentre sportivamente cerchiamo di fare un lavoro cardio. Poi durante la parte restante dell'anno, dove ci sono le competizioni internazionali e nazionali da preparare, mi reco sul campo da tiro tutte le mattine dalle 8:30 fino alle 15 più o meno. La vita da atleta e mamma non è sempre facile da conciliare. Mi sono persa il primo dentino di mio figlio quando è spuntato fuori. Qualche cosa mi perdo di lui, però sono riuscita abbastanza a bilanciare le due vite, diciamo, che devono comunque sia convergere. Con l'aiuto di tutta la famiglia, di tutto un team che c'è dietro, riusciamo a far squadra e a far scorrere le giornate.